Grazie signor Presidente, signor Ministro. Forse la domanda nostra non è stata chiarissima, ma non le abbiamo chiesto degli aiuti umanitari, di corridoi umanitari. Noi le abbiamo, volevamo capire cosa state facendo, cosa sta facendo il governo italiano realmente, concretamente per un cessate il fuoco nella striscia di Gaza. Perché vede, a Israele noi abbiamo espresso subito la nostra massima solidarietà. Abbiamo condannato fermamente l'atroce attacco di Hamas, ma davanti a oltre 10.000 morti palestinesi, di fronte a questa carneficina, non possiamo limitarci a qualche pausa, aiuto, corridoio umanitario. Occorre un immediato cessate il fuoco. La risposta della politica non può essere il segno della pavidità, che quella, mi permettete, che avete adottato quando lo scorso 27 ottobre in sede di Nazioni Unite vi siete pilatescamente astenuti di fronte a una risoluzione che sosteneva una semplice tregua umanitaria per soccorrere feriti, per portare aiuti. Un atteggiamento codardo questo, che peraltro contraddice, allontana l'Italia dal tradizionale ruolo di protagonista del dialogo nel Medio Oriente, nel Mediterraneo. Siamo preoccupatissimi, vede, per i rigurgiti di antisemitismo, per la mai sopita islamofobia che si sta diffondendo in tutto l'Occidente. E l'Italia che fa? Forte dei suoi antichi, nobili valori democratici, gira la testa dall'altra parte, la mette sotto la sabbia, ma non lo può fare se quella sabbia è intrisa di sangue. Servono fatti, abbiate la forza, la determinazione di sospendere pur temporaneamente le forniture di armi a Israele. Il mio esecutivo lo ha fatto con altri paesi, con altri conflitti. Sa cosa serve per questa misura? Solo una cosa, quella che vi manca, il coraggio. Dimostrate davvero di volere il cessate il fuoco e tutelare i civili. I veri patrioti si riconoscono, si onorano la Costituzione, non se si girano dall'altra parte. E concludo. Le mamme di Gaza in queste ore scrivono i nomi dei loro figli sulle loro gambe perché hanno paura di non riuscire più a identificarli, a piangerli, perché danno quasi per certa la morte sotto le bombe. Ecco, noi non vorremmo che sopra quelle bombe ci sia il nome indelebile dell'Italia e della sua vigliaccheria. Non il nostro nome. Grazie, Presidente.